Sono Moreno di Social Media Hacks Italia e oggi andremo a vedere la terza fase del format Facebook Strategy Step by Step. In questa fase andiamo a settare la prima campagna vera e propria, che può portare, può iniziare a portare dei risultati, macinare dati e poi si possono fare tutte le varie ottimizzazioni. Nel video precedente avevamo guardato come settare una campagna di test e il primo step di oggi è quello di andare ad analizzare i risultati della campagna test. La campagna di test avrà avuto una durata di 3, 4, 5, 6, 7 giorni in base al budget giornaliero che avete stanziato. L'obiettivo è raggiungere un numero sufficiente di dati, di impression, tale che i dati siano statisticamente rilevanti, quindi più ne avete, più ne raccogliete, più budget, più tempo ci dedicate, più i dati saranno veritieri. Quindi la prima cosa da fare è andare ad analizzare la nostra campagna di test per capire da dove interagiscono meglio le nostre persone, il nostro target, quali età sono interessate e che tipo di contenuto. Andiamo sul nostro Ads Manager, la campagna di test era step 0 per interazione e andiamo a vedere per prima cosa le creatività. Abbiamo testato due immagini, due video duplicati con un copy A e un copy B e da questa schermata possiamo valutare un po' cosa ha performato bene e cosa no. Possiamo aggiungere dei filtri, quindi andare a decidere di mostrarci solo le creatività che hanno superato le video impression, quindi pubblicitarie, impression in sezione maggiore di 1000. Sotto 1000 impression diciamo che non hai avuto abbastanza dati, interazioni per poter valutare. Questo serve quando ne abbiamo davvero tante, in questo caso sarebbero solo 8. Se le apriamo anche con l'altro asset ne avremo 16, però comunque sono valutabili ad occhio. Cliccando sui vari titoli delle colonne, possiamo ordinare le ads in ordine crescente o decrescente, quindi andremo in colonne, posti personalizzata, possiamo mettere prestazioni a click e avremo tutte un po' le metriche che riteniamo più importanti, quindi cost per 1000, CPC, CTR, se avremo installato il pixel potremo già magari vedere se è avvenuto qualche evento, la visualizzazione della landing page, qualche lead. E ovviamente gli eventi più avanzati nel funnel sono quelli che hanno maggiore importanza da tenere più in considerazione. E fare una valutazione poi su click-through rate e tutte le altre variabili. Ok, quindi qui potete aver selezionato le immagini, le creatività che funzionano di più, le segnate e poi andremo a duplicarle. Per avere un numero sufficiente anche poi di creatività da far girare nella campagna per traffico per interazione dello step 1, potete andare a ricreare altre creatività che sono più simili possibile a quelle creatività che hanno performato meglio. Così da iniziare a ottimizzare in questa maniera la creazione dei contenuti. Un'altra cosa che possiamo andare ad analizzare sono le placement, età, tutti gli altri dettagli che possiamo visualizzare. E possiamo farlo andando su dettagli in base alla pubblicazione, andiamo a vedere l'età,
ci dà le performance in base al gruppo di età e possiamo valutare che cosa funziona e cosa no. Abbiamo genere, abbiamo posizionamento, abbiamo anche dispositivo, quindi mobile, desktop, posizionamento, funziona meglio su Instagram, funziona meglio su Facebook. In base a tutte queste cose, se abbiamo effettivamente delle discrepanze di performance significative, possiamo decidere subito di escludere un tipo di piattaforma o un'età e puntare solo a dedicare tutto il nostro budget sul target che funziona meglio. In questo modo abbiamo analizzato la vecchia campagna e possiamo passare poi alla creazione della nuova. Andiamo a leggere Enrico cosa ci consiglia. Enrico ci consiglia inizialmente di creare una custom audience basata sull'interazione con le ad negli ultimi 7 giorni e da quella creare una lookalike al 10%. Per fare questo dobbiamo andare in sempre sul nostro business manager, pubblico, e creare un pubblico. Per creare un lookalike prima dobbiamo creare un custom audience, che è il pubblico di partenza. E per creare dobbiamo fare crea pubblico, pubblico personalizzato, e andremo a selezionare le nostre. Adesso vediamo se lo fa fare. Interazione con pagina Facebook, selezioniamo qualsiasi posto di inserzione negli ultimi 7 giorni, diamo il nostro nome e creiamo un pubblico. Io l'ho già creato perché altrimenti nell'invito dovete aspettare 8 minuti ogni volta che confermava un passaggio. Da qui poi andate a creare la lookalike. Lookalike è un pubblico simile. Crea pubblico, pubblico simile, origine, interazioni, altre origini, inserzioni, L7 sono last 7, quindi gli ultimi 7 giorni. Qui dovete inserire la nazione, Italia. E scegliete le dimensioni del pubblico. Enrico ci consiglia di fare una lookalike al 10%, molto probabilmente perché siamo su un pubblico locale, quindi del milione di una lookalike all'1%, no, meno, dei 320k, una lookalike all'1%, noi andremo a tirar fuori tante persone, perché quelle 320 sono su tutta Italia. E inoltre perché la nostra base di dati non è estremamente qualitativa. Noi partiamo da un pubblico di base che è l'interazione con le inserzioni. Probabilmente non avremo tantissime interazioni e inoltre non è un evento avanzato del funnel, che è più difficile da raggiungere, da registrare. Quel tipo di evento richiede un ingaggio maggiore con l'utente e un interesse maggiore, e quindi sarebbe un pubblico di qualità maggiore. Lo step del funnel più avanzato ovviamente è una buyer list. Quindi se avete una mail list di persone che hanno già acquistato quel servizio, l'attività di questo chirurgo funziona da anni, ha sempre raccolto mail, nome, cognome, e ne avete 1000, dai 1000 ai 5000, allora la cosa da fare è partire con quello. Sicuramente sarà un pubblico molto più performante rispetto a questo. Noi in questo caso andiamo ad interazioni e inserzioni perché ci immaginiamo di partire da zero. Ovviamente se avete eventi più avanzati, dovrete utilizzare quelli, e fa parte proprio dell'ottimizzazione poi anche della campagna quello di andare a sostituire le lookalike, creandole piano piano che si immaginano dati e si raccolgono con l'evento successivo nel nostro funnel.
Ok, quindi la creiamo, chiamo pubblico e ce l'abbiamo a disposizione. Dopodiché ci consiglio di creare una campagna PPE, che vuol dire per post engagement, è una campagna ad interazione ed una campagna traffico. La campagna per interazione serve per like, commenti, condivisioni sulle nostre creatività, e questo ci serve per aumentare poi il click-through rate nelle campagne per traffico. Questo andrà a diminuirci i costi per click, perché avendo più like, più commenti e interazioni, si ha un po' di riprova sociale e la gente è più invogliata a cliccare e fidarsi di iniziazioni del genere. Ok, all'interno di queste campagne mettiamo gli stessi ad set con le stesse audience, saranno le stesse ad set, stesse audience nelle due campagne, ma avremo tre ad set, quindi pure cold, quindi un pubblico freddo, un pubblico che non ci conosce, quindi se fatto per interessi, una lookalike, che è sempre un pubblico freddo, ma ha dei dati di partenza, cioè fatto che l'hanno creata la famiglia con i dati di partenza, e un asset per il retargeting. Nella pure call mettiamo una testa generica ed escludiamo l'engagement degli ultimi 7 giorni. Nel lookalike la stessa cosa, e nel retargeting metteremo solo invece la custom audience dell'engagement degli ultimi 7 giorni. In questo modo lanciamo delle campagne evergreen che generano nuovo traffico, attivano potenziali clienti interessati e convertono quelli che avevano interagito. Cosa vuol dire? Questa è una campagna evergreen perché abbiamo questi due ad set in cui andiamo a prendere un pubblico freddo, quindi che non ci ha mai conosciuto, non ha mai interagito con noi. E nell'ad set di retargeting invece andiamo a prendere solamente le persone che hanno interagito con le nostre creatività, quindi già ci conoscono. Vedranno un altro tipo di contenuto che li invoglierà a convertire nell'evento con un evento soft, quindi a cliccare, a lasciare la mail o magari direttamente a fare una chiamata, visitare il sito web. Quindi avremo a livello di creatività le stesse creatività per lookalike e l'adset pure cold. Nel retargeting metteremo delle creatività simili, ma diverse, perché le persone hanno già visto le nostre inserzioni e è molto intelligente proporre un altro contenuto in cui andiamo a mostrare un altro tipo di vantaggio o un altro tipo di soluzione al loro problema. O prendiamo la stessa soluzione, presa da un punto di vista differente. Ok, andiamo allora a vederlo poi come fare praticamente. Anche in questo caso l'ho già create perché sono tipo 2 giorni che provo a crearle mentre faccio il video, ma dopo 20 minuti di registrazione mi si impalla tutto. Quindi andiamo a creare questo, step 1, campagna per traffico e campagna per interazione. Nella campagna per traffico abbiamo quindi tre ad set, pure cold, lookalike e retarget. Nella campagna pure cold sarà settata in questa maniera. Se avete il budget a livello di campagna, qui potete aggiungere i limiti di spesa, serve per non far spendere tutto il budget, magari solo su un ad set e gli altri lasciarli proprio a secco. Con il pubblico escluderemo l'interazione delle inserzioni degli ultimi 7 giorni perché non ci interessa far vedere di nuovo a chi ci ha già entrato in contatto con noi la stessa creatività, perché abbiamo già attiva una campagna di retargeting con cui andremo a proporre contenuti diversi, pensati per chi già magari ha visto un video,
e il funnel può essere composto da due video, un video di presentazione, un video un po' più specifico, non lo so, ma questo andate a definirlo voi in base al cliente, alla strategia. Ci immaginiamo qui, poi riportiamo tutte le informazioni che abbiamo dalla campagna di test. Quindi abbiamo visto che fuori Milano proprio in realtà pensavamo che fosse un servizio che potesse andare bene per tutta la Lombardia, ma in realtà ci accorgiamo che funziona solo su Milano più 50 km, quindi lasciamo solo questo. Abbiamo visto che funziona, le persone interagiscono tra i 30 e i 60, solo donne, italiano, e qui avremo inseriti gli interessi che abbiamo studiato invece con il primo video. Quindi avremo i nostri interessi e la nave. Che specifico, vabbè. Anche per i posizionamenti, se abbiamo visto che alcune cose proprio non funzionano, possiamo escluderle. Ad esempio, le stories possiamo escluderle perché non funzionano, e non funzionano perché probabilmente non abbiamo la creatività della dimensione giusta, e non va, proprio non va. Vabbè, non va proprio, non va il business plan, come potete vedere. E queste sono un po' le impostazioni della campagna più cold. Nella campagna invece, nell'ads, scusate, lookalike, possiamo crearlo duplicando l'ads più cold, lasceremo le stesse impostazioni, ma aggiungiamo nel targeting come pubblico di base, con pubblico personalizzato, a lookalike, ed escludiamo, qui lasciamo con l'esclusione per l'inserzione. Abbiamo inserito lookalike, andiamo, mentre nel retargeting andiamo a lo creeremo da zero questo asset, andiamo a inserire solo chi ha interagito, il pubblico che nelle altre due avevamo escluso, quindi interazione e inserzione negli ultimi 7 giorni. In questi due pubblici avremo le stesse creatività, che sono quelle che abbiamo visto funzionare meglio nella campagna di test. Mi sono immaginato che fossero 5, e andremo a inserire poi magari altre 3, per poter testare un numero sostanzioso di creatività e continuare l'ottimizzazione, mentre nell'ads di retargeting avremo altri tipi di creatività. Retargeting ad 1, 2, 3, 4. Ok. Faremo la stessa identica cosa con un'altra campagna, ma al posto dell'obiettivo traffico avremo un obiettivo interazione. La struttura è identica. A questo punto abbiamo completato il settaggio della nostra campagna. Quello che poi ci propone Enrico. Una volta che abbiamo lanciato queste campagne e girano da un bel po' di giorni, possiamo passare a uno step ancora successivo e andare ad ottimizzare la conversione. Come vi anticipavo prima, la custom audience che abbiamo utilizzato per il lookalike, che è quella con l'engage con le ad, non è estremamente qualitativa. Quello che faremo è andare a individuare la conversione più semplice, che il tuo cliente può fare, e andare a utilizzare quella. Quindi, quando avremo almeno 500, 1000 di queste soft conversion, della conversione più avanzata che ci possiamo immaginare, nel funnel del nostro cliente, che non per forza deve essere complicato, ci può essere semplicemente il funnel, può essere interazione, visualizzazione del sito web. Vogliamo inserire eventi avanzati, mettiamo visualizzazione del sito web per 30 secondi,
poi diventa un lead, quindi decidiamo se, se le persone, se per questo tipo di servizio, per l'età che hanno, preferiscono lasciare una mail o contattare direttamente al telefono la persona. Quindi lo step può essere riuscire a tracciare il click sul link della chiamata, oppure il lead, quindi installare l'evento del pixel nella thank you page del form di registrazione. Dopodiché il passo successivo è la vendita, che avverrà via telefonica o volendosi aggiunge una sequenza email, ma io testerei il funnel più semplice possibile. Se poi non funziona, allora magari si può andare a complicarlo, ma non partirei da un funnel complicatissimo, soprattutto se c'è un basso budget, quello che vedo magari con alcune agenzie, alcuni clienti che utilizzano 8 strumenti differenti, Google Ads, vogliono il bot, vogliono Instagram, vogliono ma poi hanno 150 euro di budget e con 150 euro non riesci ad incanalare bene tutto, non riesci a spingere le persone a toccare tutti i touch point del funnel che un po' che hai deciso di costruire. Quindi più semplice è, se funziona, perfetto. Ok, quindi esclusione più colla lasci sempre, quindi non cambiamo nessuna impostazione. E poi questo, vabbè, è l'introduzione all'ultimo step che vedremo nel prossimo video. A livello pratico, quindi cosa dobbiamo fare? Abbiamo il nostro pixel installato. Qui ad esempio io ho installato degli eventi avanzati custom e sono anche già ordinati per il tipo di impegno che devo mettere per compiere un'azione, quindi page view, viconto in 3 secondi, 10 secondi, 30 secondi, search, lead, utente registrato, quindi ha confermato la registrazione. Chi diventa un host e chi poi è un host attivo. Beh, qui c'è una cosa particolare, non è un cliente locale, non è un'attività offline, è un'attività online diversa. Però questo è un po' per far vedere e andiamo a vedere poi quale tipo di evento più avanzato abbiamo. In questo caso ho un ottimo numero di eventi ricevuti per la visualizzazione del contenuto di 30 secondi. Andrò a utilizzare questa custom audience per creare la lookalike che creo la andrò a sostituire poi nelle mie ads. Quindi lookalike, vado a modificarlo. E al posto delle interazioni inserirò quello creato per la visualizzazione del contenuto sul sito web per 10 secondi. In questo modo sarà molto più performante e molto più preciso a livello di targeting. Per oggi è tutto, ce l'ho fatta, sono riuscito a spiegare tutto senza blocchi e spero vi sia piaciuto e sia stato utile. Se avete delle domande lasciatele nei commenti. Se avete letto qualche strategia, qualcosa che vorreste applicare ma non vi è troppo chiara, lasciatemi il link o inviatelo in chat e lo valuterò per la prossima strategia. Buona giornata, bella!